Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E complimenti a voi perché siete stati bravi, con questo tempo che non si sa se viene l'acqua, se non viene l'acqua, ma bravi. Avanti. Speriamo di finire l'udienza senza acqua, che il Signore abbia pietà di noi. Oggi incomincio un ciclo di catechesi sulla Chiesa. È un po' come un figlio che parla della propria madre, della propria famiglia. Parlare della Chiesa è parlare della nostra madre, della nostra famiglia. La Chiesa, infatti, non è un'istituzione finalizzata a se stessa o un'associazione privata, una ONG, né tantomeno si deve restringere lo sguardo al clero o al Vaticano. La Chiesa pensa, ma la Chiesa siamo tutti. Di chi parli tu? No, dei preti. Ah, i preti sono parte della Chiesa. Ma la Chiesa siamo tutti, non restringerla ai sacerdoti, ai vescovi, al Vaticano. Queste sono parti della Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti, tutti famiglia della madre. E la Chiesa è una realtà molto più ampia, che si apre a tutta l'umanità e che non nasce in un laboratorio. La Chiesa non è nata in laboratorio, non è nata improvvisamente, è fondata da Gesù, ma è un popolo con una storia lunga alle spalle e una preparazione che ha inizio molto prima di Cristo stesso. Questa storia o preistoria della Chiesa si trova già nelle pagine dell'Antico Testamento. Abbiamo sentito il libro della Genesi. Dio scelse Abramo, nostro padre nella fede, e gli chiese di partire, di lasciare la sua patria terrena e andare verso un'altra terra che lui le avrebbe indicato. E in questa vocazione Dio non chiama Abramo da solo, come individuo, ma coinvolge fin dall'inizio la sua famiglia, la sua parentela e tutti coloro che sono a servizio della sua casa. Una volta in cammino, così incominciò a camminare la Chiesa, una volta in cammino, poi Dio allargherà ancora l'orizzonte e ricolmerà Abramo della sua benedizione, promettendole una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia sulla riva del mare. Il primo dato importante è proprio questo. Cominciando da Abramo, Dio forma un popolo perché porti la sua benedizione a tutte le famiglie della terra. All'interno di questo popolo nasce Gesù. È Dio che fa questo popolo, questa storia, la Chiesa in cammino. E lì nasce Gesù, in questo popolo. Un secondo elemento, non è Abramo a costruire attorno a sé un popolo, ma lo stesso Dio a dare vita a questo popolo. Di solito era l'uomo a rivolgersi alla divinità, cercando di colmare la distanza e invocando sostegno e protezione. La gente pregava ai dèi, no? Alla divinità. Ma in questo caso, invece, si assiste a qualcosa di inaudito. È Dio stesso a prendere l'iniziativa. Ma sentiamo questo, È Dio stesso che bussa alla porta di Abramo e gli dice: vai avanti, vattene dalla tua terra, incomincia a camminare e io farò di te un grande popolo. E questo è l'inizio della Chiesa, e in questo popolo nasce Gesù. Ma Dio prende l'iniziativa e rivolge la sua parola all'uomo,
creando un legame e una relazione nuova con noi. Ma Padre, com'è questo? Dio ci parla, sì, e noi possiamo parlare Dio, sì, ma noi possiamo avere una conversazione con Dio? Sì, questo si chiama preghiera. Ma è Dio che ha fatto questo dall'inizio. Così Dio forma un popolo con tutti coloro che ascoltano la sua parola e che si mettono in cammino fidandosi di Lui. Questa è l'unica condizione, fidarsi di Dio. Se tu ti fidi di Dio, lo ascolti e ti metti in cammino, questo è fare Chiesa. Questo è fare la Chiesa. L'amore di Dio precede tutto. Dio sempre è primo, arriva prima di noi. Lui ci precede. Il profeta Isaia o Geremia, non ricordo bene, uno di questi due diceva che Dio è come il fiore del mandorlo, perché è il primo albore che fiorisce nella primavera. Per dire che Dio sempre fiorisce prima di noi. Quando noi arriviamo, Lui ci aspetta, Lui ci chiama, Lui ci fa camminare. Sempre in anticipo di noi. E questo si chiama amore, perché Dio ci aspetta sempre. Ma Padre, io non credo questo, perché... se lei sapesse, Padre, la mia vita è stata tanto brutta, come posso pensare che Dio mi aspetta? Dio ti aspetta, e se sei stato un peccatore grosso ti aspetta di più, e ti aspetta con tanto amore, perché Lui è primo. E questa è la bellezza della Chiesa, che ci porta a questo Dio che ci aspetta. Abramo e i suoi ascoltano la chiamata di Dio e si mettono in cammino, nonostante non sappiano bene chi sia questo Dio e dove li voglia condurre. È vero, perché Abramo si mette in cammino di questo Dio che gli ha parlato, ma non aveva un libro di teologia per studiare cosa fosse questo Dio. Si fida dall'amore. Dio le fa sentire l'amore e lui si fida. Questo però non significa che questa gente siano sempre convinti e fedeli, anzi, fin dall'inizio ci sono le resistenze, il ripiegamento su se stessi e sui propri interessi e la tentazione di mercanteggiare con Dio e risolvere le cose a modo proprio. E questi sono i tradimenti, i peccati che segnano il cammino del popolo lungo tutta la storia della salvezza, che è la storia della fedeltà di Dio e della infedeltà del popolo. Dio però non si stanca. Dio ha pazienza, ha tanta pazienza, e nel tempo continua a educare e a formare il suo popolo come un padre con il proprio figlio. Dio cammina con noi, dice nel profeta Osea: io ho camminato con te e ti ho insegnato a camminare come un papà insegna a camminare il bambino. Bella figura di Dio, eh? E così è con noi, ci insegna a andare. Ed è lo stesso atteggiamento che mantiene nei confronti della Chiesa. Anche noi, infatti, pur nel nostro proposito di seguire il Signore Gesù, facciamo esperienza ogni giorno dell'egoismo, della durezza del nostro cuore. Quando però ci riconosciamo peccatori, Dio ci riempie della sua misericordia e del suo amore, e ci perdona sempre. Ed è proprio questo che ci fa crescere come popolo di Dio, come Chiesa. Non è la nostra bravura
non sono i nostri meriti, ma siamo poca cosa noi, non è quello, ma è l'esperienza quotidiana di quanto il Signore ci vuole bene e si prende cura di noi. È questo che ci fa sentire davvero suoi, nelle sue mani, e ci fa crescere nella comunione con Lui e tra di noi. Essere Chiesa è sentirsi nelle mani di Dio, che è Padre, e ci ama, ci carezza, ci aspetta, ci fa sentire la sua tenerezza. E questo è molto bello. Cari amici, questo è il progetto di Dio. Il progetto, no? Quando ha chiamato Abramo, pensava a questo Dio. Formare un popolo benedetto dal suo amore e che porti la sua benedizione a tutti i popoli della terra. Questo progetto non muta, è sempre in atto. In Cristo ha avuto il suo compimento e ancora oggi Dio continua a realizzarlo nella Chiesa. Chiediamo allora la grazia di rimanere fedeli alla sequela del Signore Gesù e all'ascolto della Sua parola, pronti a partire ogni giorno, come Abramo, verso la terra di Dio e dell'uomo, la nostra vera patria, e così diventare benedizione, segno dell'amore di Dio per tutti i Suoi figli. A me piace pensare che un sinonimo, un altro nome che possiamo avere i cristiani sarebbe questo: sono uomini e donne e gente che benedice. Il cristiano con la sua vita deve benedire sempre, benedire Dio e benedire anche a tutti noi. Noi cristiani siamo gente che benedice, che sa benedire. È bella vocazione questa.